Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto e come sempre, prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace. Aiutatemi a far arrivare questo canale a più persone possibile. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Oggi parliamo di un film molto recente, uscito nelle sale il 4 gennaio scorso e che dovreste trovare ancora nelle sale. Un film di un regista che è parte integrante della storia del cinema europeo e non solo. Un regista che negli anni ha sviluppato un particolare talento nel nascondersi tra le righe dei suoi film fino a quasi scomparire, lasciando così lo spettatore in un tempo che scorre attraverso le immagini, un tempo che perde il suo significato più materiale e diventa poesia. Il titolo del film è Perfect Days, scritto da Takuma Yagasaki e Wim Wenders e diretto dallo stesso Wim Wenders. Il concetto di viaggio nel tempo è quasi sempre legato a storie fantastiche o di fantascienza. Ma è possibile viaggiare indietro nel tempo rimanendo nel presente e provare ad essere più felici che nel presente stesso? Forse sì. Cerchiamo la perfezione in quello che è già stato dopo la sigla. Camera and motherfucking sound! Partiamo dal regista, Wim Wenders. Classe 1945, nasce a Düsseldorf, studia al liceo classico di Oberhausen per poi iscriversi alla facoltà di medicina per seguire le orme del padre. Ma la medicina non fa per lui e cambia iscrivendosi alla facoltà di filosofia, per poi cambiare ancora e finalmente seguire la sua grande passione per il cinema. Sti artisti. Prova ad entrare all'Istituto degli Alti Studi sulla Cinematografia di Parigi, una delle scuole più antiche e prestigiose d'Europa, ma la sua domanda di iscrizione viene respinta. Si iscrive quindi all'Accademia del Cinema di Monaco, dove conclude i suoi studi nel 1970. Wenders è un esponente di spicco di quella che viene definita la Nouvelle Vague dei registi del cinema tedesco. C'è Herzog il mistico, Fassbinder il melodrammatico, Alexander Kluge il dialettico e appunto Wim Wenders il viaggiatore. Questi registi, in occasione del Festival di cortometraggi di Oberhausen del 1962, il festival di cortometraggi più longevo della storia, infatti la sua prima edizione risale al 1954, redassero e firmarono il cosiddetto Manifesto di Oberhausen, che sanciva la morte del vecchio cinema e un nuovo modo di fare film, libero nel linguaggio e svincolato da obsolete regole di mercato. Che tempi però, ragazzi, ma ci pensate? Non solo poter dire ma voglio fare il cinema e poi fai veramente il cinema, ma anche potersi permettere di redare un manifesto di libertà creativa e indipendenza dal mercato. Proviamoci oggi a fare una cosa del genere. Proviamo ad andare tutti insieme al Festival di Venezia a redare un manifesto dove rottamiamo i filmetti italiani dipendenti dalla paghetta del ministero e consacriamo la nostra libertà autoriale. Probabilmente la risposta sarebbe e sti cazzi! Ma torniamo a Wim Wenders. Tra il 1970 e il 2023 realizza ben 22 film e 11 documentari, senza contare i cortometraggi e i video musicali. Siamo di fronte davvero ad un artista super prolifico. Prima ho definito Wenders come un viaggiatore. Il motivo di questa definizione sta proprio nel suo modo di fare film e nel percorso artistico che è stata la sua filmografia. Il viaggio è sempre stato un tema portante della sua autorialità. Ogni suo film o è un road movie o è la trasposizione di un viaggio fisico o interiore del protagonista. Il tutto con una regia molto più vicina a quella dei documentaristi che non a quelli del cinema d'autore tout court. Nei film di Wenders ci sono quasi sempre dei personaggi in fuga da un falso movimento, parafrasando il titolo di un suo film. Anzi, un doppio falso movimento, quello dei protagonisti delle sue storie e quello del mondo intorno a loro, che spesso è un mondo che segue regole poco realistiche e poco reali. Il film che mette Wenders al centro dell'attenzione del cinema mondiale è Alice nelle città, del 1973, storia di un fotografo che sta attraversando una profonda crisi personale a cui viene affidata una bambina di 9 anni da un'estranea che poi scompare. Il fotografo e la ragazzina, la Alice del titolo, partono così per un viaggio attraverso molte città tedesche in cerca della nonna di Alice. Con questo film inizia la cosiddetta trilogia della strada,
una trilogia di road movies, metafora di un'umanità alla eterna ricerca di un qualcosa che non sempre riesce a trovare. Il secondo e il terzo capitolo di questa trilogia sono Falso Movimento del 75 e Nel Corso del Tempo del 76, il mio anno di nascita tra l'altro. Falso Movimento è un adattamento del romanzo Gli anni di apprendistato di Wilhelm Meister di Goethe e racconta la storia di un viaggio senza meta e senza scopo di un aspirante scrittore che, nel suo muoversi senza movimento, incontra altre persone che, come lui, non hanno cercato e quindi non hanno trovato uno scopo nelle loro vite. Nel Corso del Tempo, invece, è un road movie con protagonista un pediatra con tendenze suicide e un riparatore di proiettori cinematografici, tra piccoli cinema di provincia della Germania federale e la ricerca di un qualcosa in cui credere. Nel 77 esce L'amico americano, uno dei suoi più grandi successi, storia di un corniciaio malato di leucemia che, per lasciare qualche soldo alla famiglia dopo la sua morte, accetta di uccidere un uomo per conto di un gangster con il quale stringerà una profondissima amicizia. Nel 1984 realizza Pari, Texas, film scritto con un maestro della drammaturgia americana, cioè Sam Shepard, che vinse la Palma d'Oro come miglior film al Festival di Cannes di quell'anno. Anche questo è un film su un viaggio alla ricerca delle proprie radici, della propria identità familiare, di una fuga lenta e vagabondante dalla realtà e dalle responsabilità a cui ti espone la vita stessa. Nel 1987 Wim Wenders realizza quello che secondo me è il suo film più bello, cioè Il cielo sopra Berlino, con cui vince la Palma d'Oro a Cannes per la miglior regia. Girato in un coraggiosissimo bianco e nero, Il cielo sopra Berlino racconta il viaggio di due angeli tra gli uomini, viaggio durante il quale da spettatori esterni e non giudicanti imparano le regole della vita sotto il cielo, regole fatte di dolore, solitudine, disillusione, ma anche bellezza, amore e il sapore del cibo e del caffè. Nel 1989 esce Fino alla fine del mondo, film molto ambizioso, una fantascienza d'autore dove Wenders prevede, come solo i grandi viaggiatori e i grandi conoscitori del mondo riescono a fare, un'umanità dipendente dalle immagini che abita un pianeta a un passo dall'apocalisse, con una colonna sonora pazzesca, con brani di U2, Talking Heads, Elvis Costello. Il rapporto tra Wenders e la musica è sempre stato molto stretto. Ma il cinema di Wenders, con l'avvicinarsi del nuovo millennio, è come se lentamente non trovasse più il suo centro. La tecnologia avanza veloce, il rapporto tra l'essere umano e i temi fondamentali del suo cinema, cioè il viaggio, l'immagine, la musica, la solitudine, cambiano radicalmente. Il mondo non è più un mistero da scoprire. Se non puoi viaggiare, c'è la televisione che ti mostra luoghi lontani e poi arriva internet, arriva il digitale. Diventa tutto veloce. Non c'è più tempo di concentrarsi sui rituali, come mettere un vinile su un giradischi o interagire con gli altri attraverso il dialogo e la scoperta. I film di Wenders iniziano a soffrire di una rigidità non solo tematica ma anche stilistica. A parte il documentario Buena Vista Social Club del 1999, che ai tempi fece scoppiare una vera e propria febbre per la musica cubana, anche esagerata direi, escono produzioni confuse e poco ispirate, come Così lontano, così vicino, indegno seguito del cielo sopra Berlino, Lisbon Story, Million Dollar Hotel e La Terra dell'Abbondanza. Va leggermente meglio con i documentari grazie a due bei titoli come Pina, documentario sulla coreografa Pina Bausch e la compagnia di danza Wuppertal, girato addirittura in 3D, e l'emozionante Il sale della terra, sulla vita e il lavoro del fotografo brasiliano Sebastião Salgado. Wenders sembrava ormai una figura sfocata nel panorama cinematografico mondiale. A 78 anni nessuno si aspettava più niente di memorabile da questo regista. E invece, nel 2023, arriva Perfect Days. Di cosa parla Perfect Days? Perfect Days parla di Komorebi e Wabi Sabi. Komorebi in giapponese vuol dire luce che filtra tra le foglie degli alberi. Ed è un momento unico, è una luce unica, breve, sfuggente, ed è una bellissima metafora degli istanti della nostra vita a cui dovremmo dare più attenzione, più cura e amore. Wabi Sabi invece nella filosofia zen vuol dire il limite dell'essenziale, ovvero vivere una vita in cui se aggiungo qualcosa è di troppo, ma se manca una cosa diventa povera. Il protagonista di Perfect Days, un fantastico Koji Yakusho, vincitore a Cannes come miglior attore,
ci mostra esattamente questo, vivere cercando ogni giorno di carpire un attimo unico e sfuggente e vivere senza togliere l'equilibrio al limite dell'essenziale. È un film che ci propone una vita alternativa. Come ho detto all'inizio del video, ci propone un viaggio nel tempo senza muoverci dal presente, solo attraverso l'utilizzo di tecnologie analogiche come una macchina fotografica con la pellicola o le audiocassette, con un vecchio telefono che è solo un telefono, ma soprattutto attraverso l'utilizzo del tempo in maniera estremamente più lenta e concreta, con abitudini e routine che non rendono la nostra vita piatta e noiosa, ma la rendono ricca, unica, speciale e sfuggente. Perché mettere amore nei gesti che facciamo tutti i giorni vuol dire vivere una vita perfetta. Ognuno di noi è un raggio di sole tra le foglie di un albero. Sta al mondo riuscire a vederci quando brilliamo di più e quando diventiamo noi stessi il limite dell'essenziale. Perfect Days secondo me è un film meraviglioso, è un viaggio come tutti i film di Wim Wenders, in cui il regista mette tutta la sua esperienza di vita da viaggiatore, da colui che si è preso tutto il tempo necessario per osservare, rallentare, capire. La colonna sonora del film è la colonna sonora della vita stessa di Wim Wenders. Ci sono i Velvet Underground, c'è Patti Smith, i Rolling Stone, Van Morrison, è una colonna sonora splendida che vi metto in descrizione. Canzoni che anch'esse ti propongono un viaggio indietro nel tempo, un tempo in cui forse si preferiva condividere emozioni vere e non foto sui social. Ogni mattina facciamo le stesse cose, ma ogni mattina inizia un giorno nuovo che solo noi possiamo rendere speciale. Non esiste un gesto inutile o superfluo. Ogni piccola cosa ha un significato, breve, intenso, sempre nuovo. Ogni mattina mi incanto a fissare i turbini del fuoco, che ogni mattina sono sempre diversi. Fare colazione con il tuo film preferito. Aprire la finestra e farsi riempire dalla luce. O dall'ombra, anche se c'è sempre un po' di bellezza da cercare. Quando la brina del mattino trasforma la macchina in una distesa di diamanti luccicanti. Quando la mente va altrove, quando trovi il tuo Komorebi e lo segui, sempre unico e irripetibile. Quando segui uno stormo di uccelli con i suoi balletti nel cielo. Quando scherziamo andando a scuola, così il traffico non pesa. Quando troviamo il bello all'improvviso e nuove luci che ci indicano nuove strade. Strade che percorriamo con estranei in un viaggio a volte bellissimo, a volte faticoso. Perché i nostri attimi non sono sempre di luce. La vita è un viaggio a cui non si è mai sufficientemente pronti. Per questo troviamo equilibrio nel nostro essenziale. Per questo nel mio Perfect Day non manca mai un pub accogliente e una buona birra. Questo è il mio Wabi Sabi. E dalla versione di Barley è tutto. Buona visione, buona bevuta e non fermatevi alla prima.